Ok ragazzi, quindi, oh my god, sono indietro con video e tutto il resto. Scusatemi se non sono uscito con un video. Purtroppo questa cosa qui al lavoro sta diventando più seria di quella che pensavo. Quindi HR, quindi Human Resource, è coinvolta adesso al 100%. Quindi purtroppo, meno male, però stanno facendo una specie di investigazione per vedere come va, come non va, cosa è successo, cosa è successo, e quindi è un po' stressante da sotto il punto di vista, come si dice, del clima, non perché personalmente devo aver paura o nascondermi da qualcosa, ma comunque questa persona sta portando negatività nel team e comunque nelle prestazioni anche del team, perciò è veramente frustrante, perché comunque quando lavori per una corporation grande ci sono tanti passaggi, tante cose alla quale comunque devono investigare o comunque capire, perché comunque non è semplice lasciare a casa una persona, comunque licenziare una persona, anche se questo non è il mio, come si dice, goal, licenziare una persona, è comunque tutta questa cosa è un casino, è stressante dal punto di vista di stare insieme comunque in un ambiente, e sta portando negatività anche a altri colleghi ora, e quindi questa cosa non va molto bene. Perciò purtroppo sono in ballo con, come si chiama, con HR, tra meeting, telefonate, email e tutto quello che arriva dietro, perciò la telecamera è ancora in macchina. Quindi ho deciso di fare un video velocissimo col telefono per non lasciarvi soli, perché so che comunque state diventando pazzi. No ragazzi, tutto bene, io sono penso positivo, quindi mi dispiace, perché comunque non mi piace trovarmi in queste situazioni, specialmente con persone che penso che abbiano bisogno di lavorare, quindi mi dispiace arrivare a queste cose, però purtroppo a volte si hanno dei limiti, specialmente quando lavori con altre persone, ci sono dei limiti da rispettare, e quindi mi sembra giusto che si debba arrivare anche a volte a soluzioni un po' più serie e comunque drastiche, purtroppo. Però niente è successo ancora, quindi mamma mia, qualcuno c'è la bicicletta, mi sono appoggiato, adesso stava cadendo. Comunque niente è successo ancora, è tutto all'inizio, fase iniziale, quindi andrà avanti per penso una settimana. Ora sto aspettando un'altra chiamata che doveva arrivare a momenti dal director HR, che praticamente ho chiesto io specialmente di parlare con lei, perché comunque ho delle cose da spiegare, e quindi vediamo. Comunque, un piccolo aggiornamento, Nicola è arrivata ieri sera, è arrivata un po' tardi con le bambine, mi mancava una cifra. Non vedevo l'ora di vederlo, mi hanno abbracciato, mi hanno daddy, poi stasera faccio un video, poi lo metto domani sicuramente. Ho fatto un video con le bambine, ho portato il pianoforte a casa, le bambine che cantano e suonano il pianoforte, troppo divertente, fanno finta di suonare. E poi ho messo a posto il simulatore, quindi sto iniziando ragazzi un canale come il Joe, io adesso imito il Joe. No, scherzo, però l'avevo già aperto un bel po' di tempo fa, l'ho messo da parte ed è lì, si chiama Here We Race, qui gareggiamo TV, e praticamente farò un video, magari un video alla settimana, e lo butto su sulla PlayStation con simulatori, quindi moto, macchine, rally, tutto quello che va dietro con simulazione, bellissimo, mi piace. Poi vabbè, io non che ho pretese, però lo butto dentro, è una cosa più carina da fare, almeno gioco quando guido, faccio qualche gara, la butto su, quindi ve le faccio vedere che sono divertenti. Ieri sera ho fatto un 10 minuti, perché poi praticamente share play, praticamente puoi far vedere un altro amico che hai sulla PlayStation quello che stai giocando tu, quindi sul suo schermo vede esattamente quello che tu fai. Quindi ieri sera ho fatto vedere proprio 10 minuti una gara a Joe, e comunque bello, divertente, perciò
mi ha dato l'ispirazione di riprendere questo canale che non ha zero iscritti, zero video, niente, proprio parte da zero. E quindi lo mettiamo su e vediamo un po' come va, ci divertiamo. Poi voglio farvi vedere, voglio fare un video anche, nel senso che ci sarà anche la spiegazione della bicicletta. Ieri sera sono andato a fare ieri pomeriggio, tardi, sono andato a farmi in giro in bici, un po' da solo, senza camere, senza niente. Avevo il drone dietro con me, ma non l'ho fatto volare, col trike, quello elettrico. E sono andato un po' in giro per le colline e quindi ho detto, wow, voglio farvi vedere un attimino un po' le specifiche. Qua invece sto imitando Claudio. Vado sul tecnico. Electric bike sono una cosa che mi piace, ho detto, tantissimo. E quindi, anzi, a un certo momento della mia vita, anzi, 6-7 mesi fa, prima che mi conoscevate, mi era venuta un'idea di aprire un negozio di electric bike qui in Los Angeles, che comunque, sai, qua vengono usate tantissimo e sta crescendo sempre di più. E poi, vabbè, purtroppo non ha avuto soldi, non ha avuto un finanziamento al volo, però sto cercando di fare una bicicletta, che anche quella devo finire, quasi finita, devo andare a prendere e poi da lì vediamo. Anziché poi aprire un negozio che ha un sacco di costi e ballevare, magari posso incominciare a vendere la bicicletta ai negozi, quindi è un po' più meno costi. Allora, ragazzi, quindi questo è un video veloce, una cosa così che è venuta da niente. Pensavo veramente di non riuscire a fare neanche un video neanche oggi, e invece lo sto facendo, quindi sono contento. Non voglio pensare che sono sparito. No, scherzo. E niente, questo è tutto da Walter Americano, ancora una volta. Ci vediamo magari più tardi con un altro video, però voi starete già dormendo, quindi lo vedete domani mattina, ma poi domani sicuramente, stasera faccio un video, poi vediamo di buttarlo su sul canale. Oh, poi un'altra cosa, ho messo nel lato sinistro, qui sotto, se vedete, ho messo Golfieri Twins. Quello è il loro canale che ho aperto da non da molto, e praticamente sono piccoli pezzettini, saranno sempre più piccoli pezzettini di Lele e Emilia che, interagiscono tra di loro. Alcuni video sono un po' più vecchi, però sono divertenti, andateli a vedere. Non ho chiesto di iscrivervi se non vi piace, però se vi piace andate a vedere. Walter Americano ancora una volta qui, un bacio enorme a tutti, grazie per chi è appena arrivato, grazie per chi mi segue da tanto, grazie che mi segue senza iscrivermi. Un bacio, ciao! Boom!